We'll be right back.
matador. Non si vende cacao, non si vende cacao, non si vende cacao, non si vende cacao, non si vende cacao. Adesso vi... Mister Danza, allora la terza ce l'ha fatta, è passata in promozione. Beh, diciamo di sì, abbiamo sofferto ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta meritatamente perché ce la siamo conquistata sul campo. Con sacrifici, con l'impegno da parte di tutti. Un grazie a tanta gente, a tutta questa gente che ci ha seguito a Massavra e ancora oggi continua, in questo momento continua a starci vicino. Parole di gioia ce ne possono essere, potete dire tante cose, ma. Ora si può sciogliere, dai! Ora si può sciogliere, abbiamo vinto! Ma intanto sono contentissimo. Devo un po' metabolizzare un po', devo un po' capire quello che sta succedendo. Sono felice. Allora, mister, i giocatori sicuramente verranno riconfermati. Lei verrà riconfermato, sì. Hai fatto la domanda e hai dato la risposta, sono contento. Perché forse mi stimi? Sì. Non lo so, adesso mi piace godermi questo momento. Mi piace pensare che ho contribuito con i ragazzi a rendere felice tanta gente. Mi piace il fatto che siamo in promozione e poi adesso vediamo. Sicuramente ci siederemo a tavolino e discuteremo il futuro. Due parole per i ragazzi, come si sono comportati? Ma loro sono stati bravi a sopportarmi. E io diciamo che non sono facile. Sono un pochettino... Un po' freddo, un po' esigente, un po'... ho tanti difetti, però grazie ai miei difetti abbiamo conquistato questa vittoria. Certo, per i dirigenti Mimmo, Cristella. E un grazie particolare anche a loro perché mi hanno dato carta bianca dal primo giorno che sono arrivato, non si sono mai intromessi, sono stati di una professionalità. Sono stati, capito, professionalmente parlando, mi hanno accontentato in tutto perché mi hanno fatto lavorare nel migliore dei modi. Non si sono mai intromessi, non si sono mai... per me è stato più facile. Giuseppe, quanta felicità c'è oggi? Ma si vede dalla gente, dall'entusiasmo dei tifosi. A me prima di ringraziare la dirigenza, Antonio Perrone, Mimmo San Giorgio, Gianfranco Apollinare, Michele Perrone, il sottoscritto che abbiamo messo su questo progetto, un progetto importante. Noi vogliamo anche l'anno prossimo cercare di fare un campionato all'avanguardia. Il tifoso della gente, gli sponsor, il mister Danza, il mister Lomagesso, il mister Passarelli. Abbiamo da dire grazie a tutti, siamo partiti in ritardo, però l'entusiasmo della gente in queste ore ci contagia e ci fa fare sempre meglio. Da domani mattina programmeremo per la stagione prossima. Allora, i ragazzi, come ha detto prima il mister Danza, no? I ragazzi sono tutti confermati, il mister? Ma il mister è il primo, noi lo avevamo già dall'anno scorso, abbiamo avuto la fortuna di avere un professionista, non dimentichiamo che Danza ha giocato in Serie A, in Serie B, tra i professionisti. Noi vogliamo portare gente al campo, entusiasmo, vogliamo altri soci perché il cammino di promozione è importante, ma con l'entusiasmo la testa nel domino, si vedono i festeggiamenti di stasera. Da quando incomincerete ad acquistare nuovi calciatori? Ma nei prossimi mesi, il presidente è uno che vuole vincere, la società vuole vincere, i tifosi vanno ringraziati, in particolare Partipilo e Pace che sono stati sempre presenti. Un ringraziamento va a Angelo Tamborrino che è stato sempre presente con la squadra e non voglio dimenticare, ma veramente sono stati tutti grandi, abbiamo raggiunto un risultato di squadra. Siamo con Giuseppe Festa, direttore generale della Puglia Sport La Terza. Allora, prima impressione a caldo, la felicità, quanto è grande? È una felicità molto abbastanza, un'emozione molto abbastanza, non me l'aspettavo. Urlano il tuo nome! Eh? Urlano il tuo nome! Calma! Un'emozione che non me l'aspettavo. Sono stato in ansia dalla domenica scorsa, non vedevo l'ora di vincere il campionato con il Mister Danza. Allora, cosa vuoi dire a questi ragazzi? Sono molto contento di aver vinto e li ringrazio veramente di vero cuore. A tutti i ragazzi
e ringrazio pure la società che mi ha dato modo di lavorare con semplicità e orgoglio. Poche parole, perché prima di tutto è doveroso da parte mia ringraziare i ragazzi, perché io è vero che ho contribuito, ho messo la mia esperienza di posizione loro, però loro sono stati bravi a interpretare bene il ruolo e ad interpretare bene quello che andava fatto in campo.